molto ben documentato che con uno stile di vita attivo e con un'alimentazione naturale, cioè che mangia i cibi naturali e non i cibi trasformati dall'industria, si può prevenire la grande maggioranza dei casi di ipertensione, la grande maggioranza dei casi di diabete, la grande maggioranza delle coronaropatie e anche una buona frazione di tumori maligni. Con tutta probabilità si possono prevenire le demenze senili e ci si potrebbe consentire di giungere a morire sani in età anziana. Questo concetto di morire sani è un concetto che disturba un po', disturba anche un po' i medici. Una volta ne parlavo in un convegno ai miei colleghi e mi dicevano: ma no, ma come morire sani? Si muore di malattia, no? Ebbene no, non è necessario morire di malattia. Possiamo benissimo diventare vecchi e poi spegnersi in salute. E se non credete a me, credete al grande nutrizionista che nel sesto giorno della creazione ha detto ad Adamo ed Eva: vi do le piante con tutti i loro semi perché siano il vostro cibo.